false that bending the story like a new fact. Who has the right to wait? Because it's a start. Who has the mission to be bad? Is this real? Be ready now. Please welcome to the boom boom. Like a new fact, who has the right to wait? Who has the missions to be good? Is this real? Be ready, guys. Please welcome to the boom. Ben ritrovati, eccoci qua con Boom Boom. Siamo ancora sotto shock su questo canale, non soltanto con noi Carlo Pizzigoni. Ciao Carlo, ben ritrovato, grazie. Ciao, ciao, ciao Luca. So che apprezzerai, e la Juventus lo deve mettere bene in testa, ci sono i tifosi che fanno orari impossibili per seguire la vecchia signora, tra cui Gobbo Mexicano. Buona giornata dal Messico. Che sonno, mannaggia, ma non posso perdervi. Allora, caro Gobbo, ti abbiamo portato chi di calcio anche messicano, sicuramente se ne intende. Di dove? Messico di dove, caro amico? Di dove? Segnala anche Messico. Allora, Gobbo Mexicano, location, geolocalizzazione, tanto Messico ai mondiali. E anche passione messicana, cioè per quale squadra, la crisi dell'America, vogliamo parlare della Chivas, che insomma, un po' di cose ci sono, ma io sono convinto che adesso Gobbo Mexicano ci dirà tutto. Io lo tengo sott'occhio, sempre presente Zap Massimo, alto il privilege, Luca Marzo, ciao Mombli, buongiorno, grande Luca, grande Carlo, grande Atank 00 che ci segue sempre, era meglio da piccoli, ma questa è la fiera del calcio. Diciamo che questa è la fiera bianconera, ovviamente con stendardi un po' opachi, però siamo qua, seguite la fiera del calcio, il canale Twitch con Carlo Pizzigoni, il lunedì alle 10 ci sono anch'io. Stamattina è andato in onda, ieri Stevie. Ieri abbiamo fatto un po' d'Africa. Africa. E stasera alle 23:30 a notte parliamo ancora di tutto quello che è accaduto durante la settimana. Sai invece di cosa parleremo noi stanotte qui alle 23:30, Carlo? Del Benfica ancora, c'è rimasto qua. No, qua proprio, Giuseppe! No, ma basta, abbiamo parlato anche alla fiera 20.000 volte, basta, del dicimite, della rivoluzione, basta. Su 4-1 sai quante volte abbiamo pensato o detto ognuno di noi nella propria casa? Ma basta!
Ma basta, l'abbiamo detto. Giuseppe Alberto Falci, Corriere della Sera. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao Carlo, piacere. Ciao, piacere Giuseppe. Ciao, piacere. Ovviamente mi vergogno, Gabia. Dai ragazzi, siamo qua. Io scherzavo stasera, stanotte con le show parleremo di tantissime cose. Intanto trovate su YouTube anche la re-edition di Zona Morta con tutte le criticità di sistema della Juventus in quel di Lisbona. Abbiamo trattato soprattutto la fase di non possesso, però insomma andate a riprendere la Fiera del Calcio su Twitch, canale Preparati Fini, lo scrive Social Medias, voci di spogliatoio, voci, oggi la voce è quella del padrone. Andrea Agnelli convoca nella serata di ieri tutti i dipendenti, senza distinzione di nessun genere, di ogni livello, ovviamente anche quelli del settore tecnico, però tutti, quando dico tutti, convocati allo stadium, ovviamente nelle sale riservate, per chi non avesse potuto partecipare, comunque a disposizione un link diretto per assistere a quella che sarebbe stata la presa della parola da parte del presidente, per un messaggio evidentemente interno, un messaggio per parare anche il fatto che sicuramente la tempesta mediatica c'è, è stato riferito, e questo insomma, sono tante cose, una delle cose che posso dirvi è che è riferito, ragazzi, sappiate che per qualche giorno leggerete, vedrete, e ovviamente la procura, vuol dire l'accusa, ovviamente in questo momento alla ribalta, ci sarà un tempo poi perché le cose si quietino e la cosa diventi un confronto dove la Juve, nelle sedi giuste e di fronte alle persone giuste, ovviamente manterrà una posizione che è quella di convinzione dello spiegare tutto ciò che è accaduto, perché è stato tutto effettuato nel rispetto delle normative. Questo per sommi capi vi ho dato un riassunto, poi ci sono tante cose simpatiche che si potrebbero dire ancora rispetto a questa mattina, però ripeto, tutti i dipendenti e insomma devo dire che a memoria mia, poi parliamo del resto, così questa cosa a memoria mia soltanto un'altra volta era accaduto, e non è un caso, cioè che Agnelli parlasse ai dipendenti riunendoli, cioè, e non a caso era novembre 21 ed era proprio in occasione della prima nota della procura su questa vicenda. Quindi vuol dire che questa cosa, questa vicenda, c'è consapevolezza, deduco, del fatto che serva comunque prima cosa, magari fuori parliamo con chi dobbiamo, ma dentro è importante che ci sia qualcuno che mette la faccia e che mostri quello che leggiamo nelle note molto fredde della società sia invece riportato con un volto, con un tono, con delle voci presenti di fianco a Andrea Agnelli, anche i due avvocati che seguono la vicenda per conto della Juventus e che di fatto stanno tracciando la linea difensiva. Benissimo, questa notizia è uscita intorno alla una anche su Sky, noi eravamo a conoscenza ieri sera, questa mattina tra le 9 e le 9:40, tanto è durato il discorso di Andrea, insieme ovviamente assistito dai professionisti che si occuperanno e si stanno già occupando della questione. Va bene, Agnelli e la Juve, vedremo, non so su questo. Giuseppe, tu vuoi fare una considerazione su questa cosa, visto che forse in ordine strettamente cronologico è la notizia più fresca, poi però attenzione perché c'è tanto ancora da riportare di questo effetto devastante della Champions, arriva Lecce e le voci dal mondo squadra. Giuseppe, su Agnelli e Teddy. Ma guarda, io francamente su questa vicenda non ho elementi, ho letto giornali come avranno fatto altri. Beh, ritengo che era inevitabile che Agnelli, diciamo, convocasse, intervenisse, dicesse qualcosa allo Stato Maggiore, no? Dopodiché mi fa specie che arrivino sempre queste cose nei momenti di crisi, no? Non voglio fare il dietrologo, il complottardo, complottista, però tutto questo è piombato, no? Prima, qualche ora prima che andassimo a Lisbona, e ovviamente ha avuto anche un effetto, se vogliamo, sul clima, che già di per sé non era dei migliori, e quindi ha notevolmente, diciamo, appesantito la cosa, no? La squadra, la società,
Però per il resto non la vicenda la conosco poco, non voglio, non potrei, sono sempre vicende scivolose, quindi uno può sempre Ma incappare poi tu scrivi giornali, no? Anche, quindi ti fidi di quello che leggi sui giornali, giusto? Esatto, diciamo di sì. Ah, Nel lo senso do per io scontato, non no, so. sì, no, io di fatto però leggo più voce, non mi fermo soltanto a un articolo, ne leggo magari 10 per avere un'idea. E fai un. Ok, mi sembra un'ottima tecnica, bravo, grazie Giuseppe, ci ha dato anche magari una buona lezione di come fare per crearsi poi una buona sintesi, anche se il grosso di quello che state leggendo, il grosso non tutto, alcune cose sono già anche indiscrezioni, però il grosso di quello che state leggendo di fatto è il contenuto delle carte Delle carte, sì. che sono state trasmesse dalla procura e di cui i giornalisti sono in possesso, noi inclusi, intendiamoci. Poi alcuni ulteriori retroscena o situazioni di cui la procura intende avvalersi o che ha in mano, stanno uscendo a titolo di indiscrezioni dalla chat di WhatsApp con Chiellini, eccetera, che invece non ho letto all'interno Delle carte. delle carte del primo dispositivo che è stato sostanzialmente diramato. Ealing, troppo bellino, troppo simpatico per il nostro mister. Adesso, Carlo, qua all'improvviso è esploso Ealing, what a feeling, perché ovviamente con qualcosa ogni tifoso di ogni squadra si deve un po' consolare. C'è stato questo ingresso nel finale che ha rianimato un po' anche la squadra. Devo dire che però a me serve il tuo ritratto reale di ciò che hai visto a Dalus. Conoscevi benissimo il Benfica, avevamo anche trattato lunedì sulla Fiera del Calcio quella che sarebbe potuta essere la partita, le pieghe da una parte pro Juve o pro Benfica, sapendo che la Juve non partiva favorita, la Juve la conosci bene, non so se bene come il Benfica, però non importa, e ti è arrivato che cosa guardando la gara, il risultato, l'andazzo e ovviamente anche il verdetto, la Juve è fuori Sì, dalla classifica. è un percorso che se uno vedeva la partita e arrivava da Marte, non come noi che le guardiamo tutte, non si vedeva qual era la squadra che si allena insieme che ha un'identità di gioco, diciamo così, da un mese e mezzo e quella che è allenata da un anno e mezzo, no? Questo secondo me è il primo impatto. Vedi una squadra che, come quella del Benfica, che è proprio ha dentro proprio il calcio, cioè si diverte a fare questo tipo di calcio. I giocatori sono tutti coinvolti e sono tutti entusiasti quasi di giocare questo tipo di calcio, eppure pensiamo che metà della squadra è arrivata quest'estate. Ci sono dei giovani che sono stati inseriti e mi veniva in mente, parlando appunto, vedendo un po' il Benfica, che Antonio Silva che segna il primo gol è stato avversario di Ealing nella Youth League dell'anno scorso, nella semifinale, no? Della Final Four, Centrale difensivo, centrale difensivo. È stato rivale della Youth League della Juventus, che aveva fatto molto bene arrivando alla Final Four e poi perdendo, diciamo così, dal Benfica una partita un po', cioè, un particolare con l'espulsione del portiere, ma comunque una partita vera. E mi veniva in mente anche da quel punto di vista che Rui Costa, che è il presidente del Benfica, era seduto diciamo ad Andrea Agnelli, come avete visto dalle immagini. quanto ha insistito quest'estate nel sottolineare che quei giocatori della Youth League, alcuni di questi avrebbero non solo fatto parte della rosa, avrebbero avuto anche durante la stagione possibilità di mettersi in mostra. Poi una serie di tanti infortuni, cioè due infortuni dei centrali, da Lucas Verissimo e Morato, fanno sì che Antonio Silva venga promosso a titolare. E Antonio Silva ha fatto il protagonista in queste gare. Ha sbagliato un intervento, quello col Paris Saint-Germain, che causa il rigore, ma poi è stato un ragazzo subito pronto. E lì, secondo me, c'è una filosofia di squadra che si lega appunto a quell'identità che si vede in campo. E dall'altra parte non si è vista. Non si è vista nonostante poi abbiamo visto le qualità anche di giocatori come Ealing. Perché voi Juventus seguite, insomma, però l'anno scorso ha fatto molto bene nei Youth League. È un ragazzo, si vedeva che aveva il talento, cioè una squadra che giocava proprio anche bene a calcio, la squadra Under 19, no? Dell'anno scorso di Bonatti. Sì, però era Under 19, Sì, la lui Youth League, no? E sì. quando i Sulé, i Miretti hanno fatto molto bene lì.
giocando un bel calcio. Insomma, io trovo che ci sia da una parte un corpo, un gruppo, e dall'altra parte delle anime che vanno un po' qua, un po' là. Sì, ragazzi, è chiaro, il Benfica, devo dire, negli anni si è sempre un po' permesso anche, no, questi lanci. Carlo fa parte anche un po' della... almeno nella storia recente, non, anzi io vado anche, io ricordo anche il Benfica che in Coppa UEFA veniva a Torino e ci presentava 3-4 di quelli di stelle dell'Under 21 del Portogallo, tra cui e uno lo comprammo anche noi all'epoca, però detto questo dico, devo dire, molto più prassi nel Benfica trovarsi di fronte a queste situazioni e a colpo d'occhio non accorgersi della differenza piuttosto che nella storia e nel DNA della Juve. Poi che questo sia l'anno giusto per cercare di fare qualcosa di diverso con i giovani, questo non lo so, chiedo a Mister Gatta, ben ritrovato. Ciao, grande mister, come andiamo? Ciao, ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao, allora, io, guarda, chiedo subito a Giuseppe lui da che parte sta, tanto si è creata questi, si sono creati due partiti, uno ampiamente maggioritario di queste ore, che è quello del, vabbè, allora facciamoli giocare. Adesso io vivo sotto l'onda di quelli che mi dicono adesso a Lecce voglio vedere 3 di questi 4 in campo titolari, ok? Sceglieteli voi. Tra l'altro, aperta chiusa parentesi, l'unico che non si vede mai è Fagioli. Io ve lo ricordo perché mi avete fatto una testa per 3 mesi, però poi a oggi, ancora oggi, è un oggetto misterioso. Però no, tu... Si era anche detto che era un uomo di Allegri, Fagioli. Pensa se non anche era. Questo, no? Pensa si se non era un uomo questo. Di Allegri. Si è detto. Io sapevo che non era così, ma si è detto. No, non ti... Davide ci chiede se si è perso nel frattempo qualche esonero. No, 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 ma no. C'è qualche esonero in giro per l'Europa, Carlo? Eh beh, c'è stata questa grossa botta di Unai Emery che è andato alla Aston Villa, quindi è arrivato Quique Setién al Villarreal, però anche questa è una bella botta, insomma. La vera, la reale, diciamo così, Super League che esiste, cioè la Premier League, prende anche allenatori durante la stagione alle altre squadre. E questo dice tutto. Poi è vero che probabilmente dopo la vittoria dell'anno scorso, l'Europa League, il ciclo era un po' finito, quello di Unai Emery, secondo me. No? Insomma, dopo anche le belle prestazioni. E lui l'ha detto, però... durante la stagione mi sembra un po' troppo. 2 anni fa, l'anno scorso è eliminato. Allora Giuseppe, tu sei sincero, come solo tu sai essere ovviamente, di pancia puoi aver pensato mille cose, ma qui siamo al giorno dopo del giorno dopo, no? E siamo all'antivigilia della partita di campionato. Sinceramente tu credi che a questo punto la motrice dei giovani possa avere un senso schierandola in blocco? No, io credo via, cioè, fuori gli altri, dentro i ragazzi. Io credo due cose. La prima è che ovviamente quello che abbiamo visto negli ultimi 20 minuti era drogato anche un po' dal risultato. Il risultato era schiacciante, netto da parte del Benfica, e di conseguenza se tu entri al 75esimo di una partita in cui gli avversari vincono 4-1, gli avversari comunque fanno accademia. A un certo punto vedevo che la palla la colpivano solo di tacco, cioè a un certo punto non riuscivo a vedere altri colpi della squadra avversaria. Dopodiché in quel contesto l'avversario tende comunque ad avere un approccio un po' più light, no, se vogliamo. Quindi questo è un elemento. L'altro elemento che secondo me si allaccia a quello che dici tu, è che in una fase nella quale la squadra non decolla, in un campionato, una situazione così, è vero che da un lato li potresti bruciare, ma è anche vero che un po' di frizzantezza, un po' di spavalderia ingenua, no? Un po' di ci sta, anche perché vediamo certi giocatori che stanno lì e per dire, Rabiot non si è visto nella partita con il Benfica. Io non lo, a un certo punto pensavo che non fosse in campo, ma non è una battuta.
Non no, ho visto, ma poi devo dire, ma non per fare una colpa a Rabiot, ma per dire che in questo momento se ti aggrappavi a 3-4 uomini, per quelli che eravamo in questa settimana, e sapevamo che non recuperavamo nessuno, anzi abbiamo perso nel frattempo Paredes tra la gara con l'Empoli, quella, quindi se tu pensavi a 3-4 uomini che devono far serata, nel senso non quella serata che hanno fatto dopo, quella nel campo, se cioè, Rabiot me lo aspettavo, capisco la tua percezione perché l'ho avuto anch'io. Primo pallone aggiungo, vero. Aggiungo che Sule le ultime tre volte che è entrato in campo ed è stato con il Milan in Champions col Maccabi al sì. ritorno e ieri l'altro con col Benfica si è percepito che c'ha una così qualcosina in più. Ealing lo conoscevo ma non pensavo che spaccasse la partita in questo modo, però Sule c'ha delle è uno che sa giocare a calcio, quindi noi abbiamo difficoltà a alzare l'uomo in questo momento. Abbiamo dei giocatori come Cuadrado che sono i lontani cugini di quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 8 anni. Dunque forse oserei già nella partita con Lecce, con 2-3. Un paio. Ecco. Miretti è uno che, come dice Fabio Capello, è tra i centrocampisti che abbiamo... subito verticalizza, cioè Allegri dopo gara alla domanda dove viene citato Ealing, lui dice sono incoscienti, come dire non avevano il peso per il risultato, e sono andati bene, ma non su Miretti. Dice Miretti è un titolare di questa squadra. Anche però se Miretti mi sembra di capire, mi sembra di capire, e chiudo, che Miretti dopo l'errore che ha commesso all'andata con il Benfica ha avuto, diciamo, un'involuzione nella classifica, ha avuto anche l'infortunio con l'Andermezzo. Sì, ha avuto anche un infortunio, però non è stato più utilizzato come era utilizzato all'inizio. No. Io ricordo nella partita con la Roma. Fu devastante i primi 20 minuti, 25 minuti, no? Ma anche quando è entrato con l'Empoli ieri venerdì scorso ha fatto 2-3 cose significative. Poi mi affido ormai alla... cioè, ormai faccio le macumbe, capito? Prima delle partite siamo costretti a... Cioè anche per Lecce metterà in piedi una macumba prima, anche sempre. Lecce ormai sempre sì. Ormai c'è tutta una ritualità che devo... Allora mister, ti chiede Raffaella cosa farai dopo il 13 novembre, quando tutto avrà perso senso. Guarderai il mondiale, cioè. Guarderò il mondiale. Ti fanno Argentina. Ah, ti farai Argentina? Sì. E c'è un motivo specifico? No, sempre... Se non, quando non c'è l'Italia, ti fa Argentina. Ah, è una cosa da tua sempre. Sì, storico. Endemico. Sì, ho dei parenti. Quando non c'è l'Italia, c'ho una squadra pure io. La Francia tifo io sempre quando non c'è l'Italia. Io no. Questa è figlia, sono tutti quelli della generazione Platini. Io Zidane, in realtà. Ah, Zidane, ok. Olanda, vabbè ragazzi, parliamo del mondiale. Però, volevo dire una cosa su... perché ho sentito il discorso di Carlo all'inizio, molto interessante, e secondo me in questo momento si vede la diversità di mentalità che c'è in Europa rispetto all'Italia. Se noi andiamo a vedere le rose anche delle squadre più forti dell'Europa, ci sono dei giovani che vengono lanciati con convinzione. Noi i giovani vengono lanciati con l'elastico, nel senso che alla prima disavventura vengono subito ritirati. E l'emblema è Miretti, secondo me, che dopo l'errore che ha fatto sul rigore contro il Benfica all'andata, casualmente è stato un po' accantonato. Se vai a vedere il minutaggio di Miretti da quel momento in avanti, è stato un minutaggio molto basso. Vale anche per Gatti dopo Monza. E dopo parliamo della prestazione di Gatti. Sì, ma Gatti Monza... aspetta, perché Gatti dobbiamo... cioè solo in Italia consideriamo Gatti che è un 98, un giovane. Gatti entra nel 25esimo anno, cioè in Italia viene ancora considerato un giovane, all'estero è un giocatore di esperienza, quindi Gatti è 98, poi ha poche presenze in Serie A, ma l'età non è quella di un giovane
come intendiamo in questo momento, perché parliamo di Sulè, parliamo di Miretti, parliamo della generazione del 2003, abbiamo un 2005 molto forte nella primavera, nella Young League, che magari in un'altra, sicuramente nel Benfica, farebbe già delle comparse in prima squadra, non da titolare, ma sarebbe nel giro della prima squadra. Da noi non viene neanche preso in considerazione. Ma non è Juventus, se io parlo un po' del calcio italiano, anche le nostre provinciali, secondo me, potrebbero lanciare molti più giovani, soprattutto in questo momento storico dove ci sono poche disponibilità finanziarie. Questo aiuterebbe un po' tutto il movimento. E il giovane, ecco, io Miretti in una Juventus che fa molto fatica, me lo sarei aspettato a un certo punto titolare, perché se devo puntare su McKennie, che è un 98 americano, che bene o male sappiamo quello che può dare nel bene e nel male, io punto su un 2003 italiano e l'ho cresciuto in casa e cerco di tirarne fuori il massimo possibile. Questa è la mia idea. Cosa deve fare la Juve, Carlo? No, ma ecco, io forse anche un video così devastante, perché tu a fine ottobre sei a dire salvo la stagione perché a questo punto cerco di mettere dei semi per il prossimo ciclo, o salvo la stagione e quindi salvo la stagione nello stretto giro, cioè facendo giocare quelli più forti che ho e devo salvarla a tutti i costi perché è ottobre, poi a marzo faremo altri conti e se saremo fuori da tutto giocheranno i giovani. Cioè è un bivio complicato, detto che i giovani, secondo me, quando io vedo i giovani del Benfica, i giovani del Bayern, a me sembra che il gap, io non so se è perché glielo diciamo, gli inculchiamo l'idea a noi che loro sono lontani dai grandi, non lo so se è una cosa che è molto anche di comunicazione, come dire sì vabbè ma tanto non sei pronto, o se però il gap che c'è da uno che esce dalla squadra riserve, non lo so, Under 19 non è una squadra riserve, è una primavera, Benfica, alla prima squadra, io li vedo contestualizzati, è molto minore dal gap che sembrano avere i nostri. Poi c'è stata questa parentesi di 20 minuti del Taluz che magari ci dice che questa generazione è una generazione diversa. Li ho visti anche già pronti, per esempio Sulè è andato a prendersi 2-3 falli, falli li ha presi, lui non voleva, però con personalità. Quando l'ho visto in Serie A a volte mi sembrava un po' un pulcino, perché non gli diamo neanche la convinzione, non lo so Carlo, un bivio difficile per la Juve secondo me questo. No, a livello filosofico. Però è anche vero che, cioè, io dicevo questo prima, non che bisogna buttare i giovani perché i giovani sono la salvezza. Io parlavo proprio di un'identità di squadra in cui, anche se entra un giovane, proprio perché sa cosa fare, è inserito e non viene esposto, e poi mette tranquillo e può giocare con le sue qualità, che devono comunque essere di alto livello per fare il titolare sia nella Juve che nel Benfica. Quello che dico io è che alla Juve sembra che manca questo tipo di legame anche tra la volontà della società, le idee dell'allenatore, il settore giovanile, la costruzione, perché abbiamo visto che anche in giocatori buttati lì in una partita che ovviamente era data per persa sostanzialmente, potevano anche perdersi i giocatori giovani, invece hanno mostrato qualità, certo la leggerezza, certo quello che vuoi, però quelle cose al Dalus bisogna sempre farle, cioè a un certo punto era il go to guy, il ragazzo lì a sinistra, e lo cercavano, c'era Locatelli che guardava, se guardate attentamente Locatelli guardava sempre dove era. No, non solo, si sentiva Allegri che diceva Ealing, apri qua, che era sotto, era proprio di fronte a lui, e indicava sempre di forzare da quella parte. Sì, mi è parso quasi che fosse sorpreso anche lui da questa cosa Allegri, sì, però vabbè, sì, diciamo sì, che sì, questa cosa, quindi non come mossa strategica, però lì Schmidt ha fatto subito il cambio, ha messo Gilberto per Ba, che lo vedeva in difficoltà, cioè in quella situazione. Ora, non è Ealing né il salvatore della patria, non lo è Sulè, non lo è Miretti, ma l'idea di costruire un gruppo
forte tra società, perché i giocatori buoni ci sono, il settore giovanile lavora bene, ci manca, la società ha delle idee anche grandi, però manca, non so, manca un filo di collegamento, manca un'identità comune, manca quella cosa lì, perché ripeto, come rosa non mi pare che la Juve, anzi, ha dimostrato che con tanti infortuni comunque ha messo in campo una formazione di tutto livello e ha avuto dei giovani dentro che facevano anche cose buonissime. Quindi mi sembra che è proprio l'insieme che manchi, e a questo punto è responsabilità. Vuol dire che un piccolo atto di accusa questa volta in confronto di Allegri, mi sento di muoverlo, ovviamente parto dalla parte di verbale, di comunicazione, non sono un allenatore, quindi sul campo giustamente ognuno di noi dice la sua, sensazioni, formazioni eccetera, però se lui ha passato al ritorno alla Juve, tra l'altro quello di più, ha passato 8-9 mesi a pizzicare per eccesso di gioventù, per eccesso perché sei ancora acerbo, perché un vero difensore lo vedi a 30 anni, perché a pizzicare gente come anche Delic- a 40, anche aspetta, 40. Gente come De Ligt, gente come Chiesa, gente come, e capisci che se io sono quello di 18 aggregato al gruppo, dentro di me dico, ma cioè non no, dico, ma tanto non mi metterà mai. Non no, ma, però voglio dire, se Allegri non lo mette mai, Maradona, e quindi non giocherò, perché, e se mi metterà sarà perché è disperato, e così è avvenuto. Sì, però Luca, se non lo mette mai, qualcuno della società gli dice, scusi Max, questi qua abbiamo lavorato fino adesso per portarli alla soglia della prima squadra, per cosa? Per prestarli? Per mandarli via? Quando poi entrati in campo, mi resti, ma mi resta subito dimostrato che ci può stare la Juve. Sul pre, parlando della filosofia del prestito, che giocatore o è Maradona deve andare in prestito, ha fatto ripeto, sono parti di cui abbiamo ascoltato, non sono giudizi, però qui una critica anche a livello motivazionale. Tu hai dei giovani aggregati al gruppo, se la tua comunicazione è quella, io poi non so, magari dirà diverso all'interno, ma non mi dà la sensazione. E quindi a Miretti ricordiamo che diceva che correva indietro, cos'è che ha detto? Cioè, voglio dire, non mi sembra che ci sia a stata... Genova, perché a Genova ha allungato una palla correndo all'indietro, sembrava che fosse venuto giù. E cosa dice? Ai giovani non gli si insegna ad andare, non lo so, cioè non mi sembra. Tra l'altro Miretti ha allenato dai allenatori della Juve, perché non è che l'hai portato fino a lì, non mi sembra male Miretti, onestamente. No, no? No, ma poi francamente secondo me è una disquisizione che lascia il tempo che trova. In una situazione di gioco ci sta che fai due passi indietro e dai fastidio all'uomo che è dietro di te. Gli errori gravi sono ben altri, gli errori gravi sono le sto vedendo fare molto più dai vecchi che dai giovani, gli errori gravi, passaggi in orizzontali con palla persa, quelle sono cose più gravi secondo me, scappare quando invece devi accorciare e scappi verso la tua porta perché hai paura che gli altri ti puntino, oppure non marchi l'uomo in area e continua a marcare a zona fin dentro la porta e continuamente perdi l'uomo che è tra i due centrali di difesa e continui a prendere gol da quell'uomo perché lo prendi a Monza, li riprendi contro il Benfica. Quelle secondo me sono le cose più gravi che andrebbero analizzate, non un pallone allungato in testa. Devo dire che ovviamente siamo partiti dal tema un po' più caldo, che è quello dei giovani, caldo, nel senso che forse rende ancora un po' di spirito anche all'interno della tifoseria, non so quanta poi realmente la speranza, detto che la Juve ha tutta una stagione volendo ancora da costruire, a partire dall'accesso all'Europa League, come affronterai l'Europa League, che comunque da fine febbraio riprenderà, quindi avrai anche un tempo, una latenza buona per costruire un percorso europeo, 27 partite di campionato, insomma non è... Però oggi, il discorso giovane, il discorso di i senatori, oggi sono i giocatori che ti creano più problemi dentro una partita, anche con errori individuali apparentemente inspiegabili, anche se, ragazzi, prima o dopo arrivano, il problema è quando arrivano tutti insieme, i problemi... Però Luca, io volevo chiedere anche il pensiero di Carlo, ma... Io una cosa faccio fatica a capire, no? A parte che io considero che Allegri lui non si senta mai sotto osservazione. Lui si senta un po' sopra le parti, perché le dichiarazioni che fa
sono di uno che si sente intoccabile, a mio modo di vedere, perché dopo tante intoccabile vuol dire che non si sente neanche responsabile? Non ci credo. Cioè, un conto intoccabile, un conto non ho responsabilità. Ma dalle dichiarazioni non mi sembra che si senta particolarmente responsabile, perché lui parla di mentalità che manca ai giocatori, batte soprattutto su quello. Io quindi non ho questa percezione che lui si senta veramente responsabile come magari lo pensiamo noi. Però io una cosa, no, nella società io penso che domanda, questa sia una domanda. Vai mister, che abbiamo Livio Cicciuto anche. Ciao Livio. Ciao mister, ciao a tutti. Istituto Piepoli ha dato con le lezioni, adesso però lo vedo che ancora in tenuta di lavoro. Non sono in tenuta Juventus, però anche tu ti vedo in tenuta formale. Sei in tenuta Juventus, venite tutti, c'è anche cravatta la prossima volta. Mister, una domanda. Mister. Allora, ti dicevo, ma io penso che questo non è solo un discorso di calcistico, è un discorso che vale in una grande azienda come è la Juventus, perché la Juventus ha dei grossi problemi, cioè è una grande azienda, vediamo i problemi anche che ha per la valorizzazione del suo prodotto, che il suo prodotto sono i giocatori. Ma nella mia ditta, io sono una ditta, se il mio venditore mi spinge tanto un prodotto, poi e poi non me lo vende mai, però dice mi serve quel prodotto, ma non me lo vende mai, dopo un po' io gli chiedo il perché, gliene rendo conto, me ne deve rendere conto. Perché io dico, un giocatore che era considerato da tutti, e secondo me non ci sta ancora nella Juventus, sia ben chiaro, ma era considerato un giovane emergente come Fagioli, ha delle richieste in Serie A, può andare via in Serie A a giocare, Cremonese, Monza, quelle squadre che lo volevano. Sampdoria. Viene tenuto quasi a forza per non fargli giocare un minuto. Sì, ma detto che voglio bene a Fagioli in questo momento sarà sicuramente in sofferenza, perché non si aspettava 3 mesi così. Oggi però Fagioli è l'ultimo dei problemi della Juve. No, cioè, ma una volta che la locomotiva è in corsa, Fagioli è bello mio, a gennaio, se il mister non ti vede, dai in prestito, le richieste ce ne sono almeno quanto ce ne sono queste strade. Ma questa è una domanda che riguarda proprio quello che diceva. La verità, devi fare il contratto nuovo. Fammi parlare con Carlo, che tu mi distrai. Questo è proprio un discorso riferito alla progettualità che diceva Carlo prima. Se c'è progettualità, Fagioli non lo diamo via, ma perché mi serve, non perché è un titolare, ma perché mi serve. Oppure dico, no, Fagioli preferisco che vada via, perché così va a fare esperienza, farà 20 partite in Serie A quest'anno e vediamo l'anno prossimo quanto è migliorato. Questo è riferito alla progettualità. Teniamo lì fermo un giocatore, fermo, un 2001, l'anno scorso ha fatto bene in Serie B, quest'anno tutto quello che ha fatto l'anno scorso è stato buttato via in questi 4 mesi, perché deve ricominciare da zero, perché avrà 20 minuti da inizio anno. Stop. No, ma è il discorso che facevamo prima, cioè esatto. Per ognuno c'è un percorso, e come dicevi tu giustamente non riguarda la Juve, perché adesso prendiamo il Benfica, ma il Benfica ha anche attraversato fasi negative. Cioè, l'idea che quest'anno giochino praticamente Enzo Fernandez, preso dal River Plate, e Florentino Luis, che veniva da 2 anni di prestito, dove ha mai giocato, tra Monaco e Getafe. Getafe faceva il cambio, il primo e il secondo cambio dei centrocampisti, Florentino Luis. Vuol dire che è stato riportato a casa con un'idea. E per quello dico, con Rui Costa e la scelta di Schmidt, prima c'era un ragazzo che sottolineava il fatto che all'interno della società la scelta di Schmidt non è stata all'unanimità, ma il presidente ha detto voglio lui. Lì è stato tracciato il percorso. Da quel momento si è andati lì e si è costruito in quel modo lì, e ora c'è secondo me un progetto per ognuno. Poi c'è chi può accelerare, quindi Antonio Silva, 2 infortuni, va in prima squadra. Diego Moreira, che mi chiedevano prima, è forse il più talentuoso, ancora non è arrivato a quel passaggio, perché un giocatore del genere forse adesso non serve al Benfica. Fa il Benfica B,
fa il Benfica B e quando sarà pronto farà qualche presenza e poi piano piano verrà inserito, ma verrà inserito in un sistema che funziona. Che funziona. Ma allora, tu non hai l'impressione che la Juventus... Video, scusa mister, che voglio coinvolgere tutti anche su questo gioco del fantallenatore. Allegri ovviamente è stato confermato. Abbiamo capito che con la presa di posizione di Andrea Agnelli ai microfoni questa cosa non è cambiata neanche dopo aver rischiato, diciamo davvero, anche la debacle storica a livello di risultato. Poi quello non è accaduto, ma la percezione di quello che è successo a Lisbona, eccetera, Lecce, non sappiamo, però Allegri non si tocca e ciao, buonanotte. Luis Enrique può essere un nome per il dopo mondiale o più in generale per il dopo Allegri, vediamo il dopo mondiale ovviamente vorrebbe dire gennaio, però Giuseppe Livio è un nome che vi è mai passato per la testa, è un tipo di profilo che vedreste, Livio? Allora guarda, ti dico, me l'hai fatto pensare tu per la prima volta, io te lo dico sinceramente, io non avevo mai pensato a Luis Enrique come profilo. Io adesso? Tu in questo momento, no, lui francamente allora, non mi era mai passato, pure che insomma ha scritto in chat, giusto, più correttamente. Io ti devo dire la verità, io in questo momento vedo solo due alternative come probabili, ora ti parlo del dover essere e poi dell'essere e poi parliamo del dover essere. L'essere, cioè la probabilità maggiore, secondo me si addensa attorno a due nomi. Allegri che finisce l'anno, significa vedere l'anno prossimo un allenatore di primo livello, insomma, che faccia con cui ripartire da zero. Secondo me l'alternativa in questo momento è una soluzione interna, e a me questa cosa spaventa un po', perché le soluzioni interne alla Juve non hanno mai avuto grande successo. Montero mi sembra uno dei nomi che girano di più, è girato il nome di Carrera, però credo che questa sia l'alternativa più probabile. Secondo me la Juve cadrà in questo giro solo se davvero le cose continueranno ad andare molto molto male. Se ti devo parlare invece del dover essere, cioè quello che sarebbe secondo me corretto fare, io in questo momento cercherei, purtroppo non c'è tantissimo di libero, ma cercherei tra le soluzioni libere di alto livello che già ci sono. Luis Enrique è effettivamente un allenatore di grande livello anche dal punto di vista morale, è anche una persona che, per quello che ho visto e le esperienze passate, ha anche una grande capacità di dare un senso ideologico al suo lavoro in squadra, e forse in questo momento a quei ragazzi serve anche questo, una motivazione, uno stimolo, un'idea. Se ti devo dire il nome, Luca, visto che stiamo giocando, il nome che ti dico io è sempre lo stesso, no, che ti dico da anni, e per me è Zidane. Per me l'emozione è Zidane. Poi anche Conte è un'emozione, ma un'emozione diversa, perché ho la sensazione che in quello spogliatoio il prossimo che entra debba essere qualcuno che non ha avuto a che fare con l'esperienza passata, in positivo e negativo, ma qualcuno che segni uno stacco rispetto al decennio passato. Conte straordinario, però in quello spogliatoio c'è già stato, e secondo me in questo momento serve qualcuno che abbia una mente un po' più fresca, cioè che non abbia del passato da portarsi dietro in quello spogliatoio. Però ovviamente, insomma, è il mio punto di vista, Luca. Interessante, adesso chiedo anche a Giuseppe e vi dico, ragazzi, centinaia di domande che riguardano la Juve molto a latere, insomma, venite alla Fiera del Calcio, mettete il follow al canale e vi rispondiamo su Orges, su Gattardo, su tutto ciò che volete, giocatori interessanti che stanno venendo fuori o che la Juve dovrebbe aver già addocchiato per il futuro prossimo. Intanto Giuseppe, vuoi pronunciarti anche tu su questa storia? Luis Enrique, Fanta Panchina, il dopo Allegri in generale, come lo immagini o magari non lo immagini? Ma io ritengo che la società tirerà le somme alla sosta premondiale, alla sosta del mondiale. Bisogna capire lì se a quel punto saremo qualificati per l'Europa League, se a quel punto avremo anche con quale scarto siamo dalla vetta, diciamo, della classifica. E quanto agli allenatori, io ritengo che ci debba essere il prossimo allenatore debba essere un allenatore di personalità che conosca l'ambiente bianconero, ma come diceva Livio, è una soluzione come quella di Conte, che dal punto di vista anche sentimentale mi garba e mi stuzzica, però è un allenatore che ha avuto già un'esperienza con quel gruppo in una fase anche complicata della Juventus, e quindi il cuore mi direbbe Zidane. Probabile che poi sì. Luis Enrique è un ottimo nome, ma non mi scalda. Un altro nome che mi scalda fra quelli che
che potrebbero, diciamo, succedere ad Allegri è quello di Klopp, che al momento ovviamente non è ancora, diciamo, possibile, però è una soluzione che ci vuole un allenatore di personalità per questa squadra, bisogna completamente resettare tutto. Mi ha molto colpito l'affermazione di Chiellini di qualche ora fa: questa Juve non ha la solidità per superare i momenti difficili, ma di conseguenza bisogna intervenire radicalmente sulla questione allenatore, ma come bisogna intervenire radicalmente anche in società. Ci vuole anche un simbolo alla vetta della società. Mi ha molto, diciamo, colpito anche il dialogo che c'è stato nel prepartita Benfica-Juventus fra Del Piero e il presidente Agnelli. Chissà, magari sarà lui, potrà avere lui un ruolo, potrà rivestire lui un ruolo importante nella prossima stagione. Boh. Intanto penserei a ottimizzare e massimizzare questa stagione con quello che abbiamo e poi si vedrà. Il traghettatore non mi scalda. Condivido quello che ha detto Livio, non è una cosa neanche che... Scusa Giuseppe, neanche fosse Mister Gatta come Mister Gatta subito così. No, a quel punto mi auguro che mi chiami come magazziniere, cioè non... Mister Luca, posso approfittare della vostra sapienza? Livio, approfitta anche di Carlo che oggi sì. È qui con noi, lo so, per la fiera del calcio, lo conosco bene. Di fama naturalmente. Una domanda che davvero ponevano alcuni in chat e io me lo pongo pure. Molti dicono: ma Zidane è un gestore, no? Ma in questo momento secondo voi serve Carlo un conosce gestore... Zidane allenatore molto meglio di tutti noi, lo conosciamo molto più anche nel privato, nel suo modo di essere come calciatore, ma era un'altra epoca. Allora scindo la domanda in due: primo, è vero che è un gestore o non è vero che è un gestore? In realtà dà anche un profilo tattico. E cosa farà Carlo? Ha già detto tornerò ad allenare. No, da quello che so io, cioè nel senso che lui è comunque ha rifiutato grandi club, nel senso in questi anni e per la nazionale. Tutti pensano per la nazionale, poi magari c'è un'opera di convincimento, tocca le corde giuste la proprietà della Juve, sicuramente la Juve verrebbe volentieri, immagino proprio per quel passato e quel legame che ha con l'ambiente, però questo si dice. Sul discorso del gestore, onestamente Livio, a me è una cosa che mi scalda poco, perché queste etichette secondo me lasciano il tempo che trovano, cioè ce le siamo un po' anche inventate noi per mettere lì delle bandierine, ma l'idea che Ancelotti sia come Allegri, sia come Zidane, non esiste per me, non esiste, perché poi il discorso della gestione, ma è sempre gestione, un allenatore che non sa parlare ai suoi giocatori, cioè non fa allenatore di quel livello. Poi c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, chi tocca le corde giuste. Io ho fatto una bella intervista al figlio di Ancelotti, a Davide, che c'è sul Nuovo Calcio tra l'altro questo mese. Lo staff di Ancelotti è larghissimo. Lo staff di Ancelotti, certo che lui ha questa qualità di far rimanere sereno l'ambiente, di riuscire, però ha anche la parola giusta per ognuno, ha la capacità che arriva anche dalla grande esperienza in diversi paesi, a come porsi davanti a un francese piuttosto che davanti a uno spagnolo, piuttosto da un brasiliano giovane, piuttosto... cioè questo è tutto lavoro, ma non si può qualificare lui come esclusivamente come gestore, perché poi c'è uno staff che si inventa le situazioni di Valverde, che prova Rodrigo finto centravanti, cioè, e quindi sono questioni di campo. Io non lo so, l'idea anche che dall'altra parte ci siano quei fanatici della tattica e basta, cioè, ma non siamo tra i dilettanti, cioè allenatori di alto livello fanno tutto, ma ci sono 20-25 persone, ci sono i psicologi, i fisioterapisti, cioè c'è tutto uno staff, poi c'è chi riesce a far presa immediatamente, chi magari ci vuole un po' di più, poi c'è il contesto, perché da una parte fai grandi cose, dall'altra sembri un imbranato, questo... esatto, quante volte, no? Ma lo stesso Davide Ancelotti mi ha detto: ma io te lo dico, noi abbiamo preso delle musate al Napoli e al Bayern e le cose non sono andate bene, questo vuol dire che sono dei cretini? Non mi sembra, perché la storia parla per loro. Quindi evidentemente, secondo me, Allegri ha fatto male a un certo punto a non accettare o non aprirsi veramente a una soluzione estera, ci fosse o no, adesso lasciamo stare Barcellona, Real Madrid, però in generale lui non è mai sembrato tanto disponibile a conti fatti, avrebbe potuto essere un allenatore ancora più forte di quello che lasciò la Juve con 5 scudetti, a prescindere da quello che oggi
però è stato un errore da parte sua. Guarda, io ti dico, come Davide mi ha detto, vedi, Ancelotti mi diceva quanto loro sono cresciuti proprio come staff, frequentando diversi paesi, ponendosi, mettendo, cioè, perché poi è anche l'Everton, non è solamente il Real Madrid, il Bayern di Mo. Quindi se uno vuole, ovviamente il mandato lo dà per altri e non penso che non abbia avuto offerte, secondo me. Diciamo non che Ancelotti quando accetta l'Everton non accetta l'Everton con l'idea di vincere la Premier. Esatto. Non nell'immediato. Esatto. Poi ci sono, allora, ci sono i Zidane, ci sono però poi Luca. E poi Luca. Aspetta, poi ci sono gli Zampini. Bielsa! Ascolta. Bielsa! Un giorno è impazzito su Bielsa. Ma... No, allora anche qua bisognerà contestualizzare, io non ricordo. Però devo Bielsa! Dire, ascolta. Bielsa! Se ricordo bene, Luca non era positivo, Non era positivo. Ah, ricordo, si parlava degli allenatori liberi. Era la fase post Monza, credo. E allora nel voi. Ma cosa ha detto? Perché non mi è arrivato a me la voce. Bielsa ha urlato. Bielsa, ha urlato Bielsa. Urlava Bielsa con un certo fastidio, però non vabbè, ragazzi, non aiutatemi voi che nella community ovviamente riuscite sempre a capire tutto. Bielsa. Però Luca, io penso... non tornerà mai più a Juventus, è tritato da questa Juve, distrutto. Però io dico una cosa, proprio l'esempio di Ancelotti, secondo me è emblematico della differenza tra Ancelotti e Allegri. Ancelotti è innamorato del mestiere di allenatore, cioè è andato via da Napoli, è stato fermo un quarto d'ora ed era già all'Everton, anche in una società con un prestigio minore di tutte le altre che aveva allenato, perché ha allenato il Bayern, ha allenato il Real Madrid, ha allenato il Chelsea, il Milan. Ma persino il Parma di quando lo allenò lui era più blasonato in quel momento di quell'Everton, in quel momento. Però c'è sempre stato un... Quando tu stai fermo due anni, o fai come Guardiola che per scelta stette fermo un anno, ma per andare, per riorganizzarsi un pochettino, una scelta ben precisa... Hai detto pochettino, perché no, qua Carlo Pizzigoni ogni tanto mi manda un audio in loop e mi dice tu non la penserai come me, ma se io dovessi rispondere a quella domanda là, io ti risponderei un pochettino. No, io ti risponderei con la voce di Boniperti. Secondo me, presidente Boniperti, io sono certo che sceglierebbe oggi Pochettino. Con l'idea di Boniperti, che ebbe l'intuizione del povero Picchile, ebbe l'intuizione di Trapattoni, ebbe l'intuizione di queste persone che sanno stare nello spogliatoio, sanno parlare con le persone, sanno costruire. Pochettino, dal niente, ha ricostruito il Tottenham, che adesso vediamo com'era. Era una barzelletta totale il Tottenham. È arrivato con Vertonghen alla finale Champions League, per dire... E tutte queste altre situazioni, perché Pochettino è un figlio di Bielsa dal punto di vista dei rapporti, sì. Hai capito? No, come espressione di calcio è diverso, ovviamente. Però Carlo, una cosa, io ero rimasto impressionato a Torino, Juventus-Tottenham quella sera, dall'impostazione di Pochettino. Il Tottenham giocò benissimo, veramente una bellissima partita. Tra l'altro. Il 2-2. Con mi sembra doppietta di Gonzalo, sbagliò anche un rigore Gonzalo. Giocò benissimo il Tottenham quella sera. Ecco, io dove è andato poi ad allenare non ho più visto lo stesso Pochettino. È solo una questione di ambiente dove è andato o anche lui si è... Ma in che senso? Che ambiente? L'ambiente del Parì? Nel senso il Parì... Al Paris Saint-Germain lo riprenderebbero oggi Pochettino per il rapporto che c'era con il rapporto che la miglior, cioè ricordate quando Pochettino arriva a metà stagione, sostituisce Tuchel, il casino che c'è al Paris Saint-Germain con Mbappé che se ne vuole andare, che manda a cagare dal primo all'ultimo, e che rapporto consolida con Pochettino, perché Pochettino sa parlare persone. Pochettino, tra l'altro, vedo qua che mi dicono anche il discorso del perdente, ma il perdente o il risultatista, quando comincia a perdere, che cos'è? Quelli che celebrano i risultati quando cominciano a perdere, che cosa sono? Esatto, esatto.
O Klopp, prima di vincere la Coppa dei Campioni, che cos'era anche lui? Che etichetta aveva? Che andava in tuta, che andava, cioè queste robe qua si diceva di Klopp, no? Esattamente come diceva di altri. Quindi Pochettino, tra l'altro, prende la squadra terza e arriva secondo. Sì, perde il campionato, ma lo perde più tu che allora, che non mi sembra nemmeno lui, no. Anche se era terzo un cretino. No, no, assolutamente. Allora, cioè... No, poi, per carità, legittimo, a uno può anche non piacere Pochettino, ma che sia uno, come dicono quelli, scappato di casa, proprio no. Ma no, ma no, ma è... Ma uno che, ma uno come Pochettino, veramente... E anche origini piemontesi, come diceva giustamente. Sì. Quanto vi ha scioccato, Giuseppe Livio, questa candidatura lanciata da Carlo, che non è agli atti, anche se lo fu, perché Paratici nel dopo Sarri, nella crisi, diciamo, nella crisi agostana, quando ormai c'è crisi luglio-agosto, la Juve decide che non avrebbe riconfermato Sarri in maniera ufficiale, ovviamente Paratici una conoscenza, Paratici che in quel momento non stava troppo attento alle questioni di bilancio, nel senso che lui ha preso anche Chiesa a 60 milioni in pieno Covid, era lanciatissimo, perché finché non gli dici basta, uno va, vuole fare le cose belle, le cose forti, lui portò la candidatura. Ce l'ho qua, la candidatura di Pochettino sotto gli occhi del presidente Agnelli, richiesta 12 milioni netti trattabili, ma in quei tempi poi fu deciso ovviamente che non era, la Juve prese un allenatore addirittura che guadagnava pochissimo, cioè scelse poi quel famoso salto in 3 giorni su Andrea Pirlo, però fu un pensiero, Paratici non, ha forse fatto il ragionamento che faceva Carlo, ecco, e in quei tempi di Paratici insomma ci fidavamo, no? Diciamo, sono Paratici, ci può stare. Cioè, vi ha scioccato Giuseppe Livio? Vai Giuseppe, vai prima tu. No, francamente no, mi stuzzica come scenario, mi stuzzica, non mi dispiacerebbe, non avrei preclusioni ideologiche nei confronti di Pochettino, anzi, le caratteristiche che descriveva Carlo prima mi inducono a pensare che in una situazione come quella attuale possa lui essere uno adatto, diciamo, al contesto che per ricostruire. Dopodiché tutti questi discorsi, come sappiamo, dovranno fare i conti con una stagione, con Allegri ancora, diciamo, in panchina, quindi... Però è uno scenario che mi piace. Quanto sbagliamo, Livio, unisce anche questa risposta, diciamolo, in un cuor nostro, magari commettiamo un errore incredibile, ma noi stiamo già scartando Allegri dal futuro della Juventus. Tutti chiedono quanto sbagliamo a farlo. Ci viene automatico, io lo percepisco in chat, lo percepisco ogni giorno dagli ospiti. Guarda Luca, io ti dico una cosa. Non c'è una resistenza con nome di Allegri di nessuno. Io credo che siamo in una di quelle fasi che sono molte meno delle fasi, delle occasioni in cui questo succede realmente, in cui davvero forse serve un cambio, non serve, non dipende troppo da chi arriva. Perdonami se te la faccio semplice, ma in fondo, insomma, io sono più tifoso che esperto rispetto a voi, sicuramente al mister, sicuramente a Luca, anche a Giuseppe, non ho dubbi. Io ti dico, dal mio punto di vista, io credo che siamo in una di quelle fasi in cui serve dare una scossa a un ambiente. Credo che l'ambiente, non solo per colpa di Allegri, però si stia molto appoggiando sull'immagine, sulla figura, sui difetti di Allegri. Credo che i giocatori si stiano adagiando sui difetti di Allegri, non stiano dando il massimo durante le partite, credo che questo sia evidente, perché le distanze... Allora, un terzino sinistro, un difensore centrale sa benissimo che non può lasciare 4 metri a chi sta facendo un cross. Questo lo sa, non ha bisogno di Allegri. Hai guardato Zona Morta? Ieri te, ho guardato te, certo, io guardo tutti i giorni te. Ieri sera mentre ero in auto a prendere la famiglia all'aeroporto, ho ascoltato, perché guidavo, ho ascoltato te, e dai, non puoi lasciare 4 metri a uno che sta facendo un cross, cioè davvero, queste sono cose che non te le dice Allegri, queste sono cose che te le dici da solo, perché sei un giocatore che ha una certa esperienza, il mister mi può smentire o meno. Secondo me serve quello che dice Socio Midis, cioè un elettricista, nel senso che serve effettivamente una scossa, qualcosa che dia, che tolga degli alibi al contesto.
Pochettino è qualcosa in più, perché è un allenatore importante, è un allenatore con esperienza internazionale, che sa costruire contesti, ha avuto delle difficoltà in alcune esperienze recenti, questo lo sappiamo, ma questo non significa che le abbia sempre. E ricordiamoci anche una cosa, allora io non sono un fan di Pochettino, però va anche detto che non ero un fan di Allegri quando fu proposto Allegri in alternativa a Mancini. Io tra le due, devo confessare, io avrei preferito Mancini, e invece prendere Allegri è stato giusto. Quello che è importante è che sia un allenatore di livello. Probabilmente può essere l'occasione per prendere un allenatore di livello internazionale, cioè un allenatore non italiano. Forse è il momento di provare questa via, non so, però secondo me potrebbe essere uno di quei momenti. Però forse non ci dobbiamo, vedi, io prima ti ho detto sono innamorato dell'idea Zidane, forse non ci dobbiamo neanche troppo innamorare di un'idea. L'ideale, la cosa importante è che arrivi un allenatore di livello. Io quello che vorrei evitare è un caso tipo Pirlo, perché senza darla addosso alla persona Pirlo, che noi abbiamo amato per anni per motivi, diciamo, sportivi di campo, però ecco, lì ho avuto davvero la percezione che quello fosse una scommessa. Io credo che non siamo in fase di scommesse. Hey Mombly, how are you doing today? Dall'Australia, Juventino in Australia ci scrive, mi fa sempre piacere, lui arriva con questo suo wow 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 wow, intanto Diabolik ha rinnovato l'abbonamento, grazie, 10 mesi con noi, vedo 20 mesi RZ, Normanno, 16 mesi con Juventus, Eternalius, 17, una corsa a chi ne fa di più, qualcuno sta avvicinandosi ai 30 mesi, cioè dal primo giorno che noi abbiamo aperto questo canale, Alex Tonno, rinnovato, grazie, 22 mesi per Troy McClure, c'è Renzolo, vediamo se c'è anche qualche nuovo abbonato che per la prima volta magari ci può scrivere anche in chat, diamo un'occhiata veloce, intravedo gente di lungo corso tipo Zupetru, Cripox, 5 mesi, mi piacerebbe, ci scrive, vedere una Juve con tutti questi giovani promettenti in campo per dare un ricambio, e questa è un po' la vulgata del momento, ma anche per dare un po' di energie al nostro gioco che è totalmente stantio, questo è ciò che ci scrive. 2 mesi con noi, quindi è come se fosse nuovo. Napo 2357, 13 Fab, Ro Stefanol, il gobbo messicano che è stato grande protagonista della prima parte di questa diretta. Cosa aggiungere? Aggiungere che c'è chi ci dice, ma parliamo di campo, Juve-Inter. E prima di Juve-Inter c'è Lecce, c'è anche il Paris Saint-Germain. Chiedo velocemente ancora un parere europeo, il senso di Juve Paris, i tesserati Juve arrivano ai microfoni, ricordo chiaramente, oltre ad Allegri, Locatelli e Gatti, dire noi non faremo di tutto per prenderci l'Europa League e giocarcela. Ovviamente i juventini, i tifosi depressi dicevano ma no, arriviamo quarti, vorrei capire ancora oggi questo focus, cioè quanto pesa Juve Paris Saint Germain, che sarà sold out, ricordiamolo. Giuseppe, parti tu? Lascio Carlo per ultimo, perché è una partita un po' strana, che è difficile da decifrare. Ma è una partita strana perché arriva appunto in un momento complicato, arriva dopo Lecce-Juve, intanto vediamo cosa succede a Lecce, e soprattutto è strana perché il Paris Saint Germain è già qualificato, ed effettivamente noi dobbiamo fare un risultato per ottenere l'Europa League. Secondo me ci saranno, sarà una, non credo che, non vedremo la Juventus di Lisbona, vedremo una Juventus a mio avviso infuriata, incazzata, no? una Juventus che non può sfigurare davanti al suo pubblico nell'ultima partita dei Champions dell'anno e della stagione. È inevitabile che debbano giocare con col sangue agli occhi. Detto questo, mi auguro che ci sia almeno un Chiesa in panchina, rivedere comunque in panchina un Pogba, qualcosa che ci possa anche trasmettere un po' di forza che serve in questa parte. Stai dicendo così perché sei uno dei 42.000 che ha comprato il biglietto un mese prima? Sì, l'ho indovinata questa. Ottimo acquisto, Giuseppe, un acquisto lungimirante. Un po' rimordente ci andrà. Mister, Juve Paris, il senso? Ma il senso è che anche ieri sentivo nelle varie chat, ma anche nelle dirette,
ma tutto sommato forse è meglio per la Juventus arrivare quarta per puntare al campionato, rientrare nel giro. Sarebbe una cosa assurda, cioè la Juventus deve crescere anche come immagine internazionale, deve, i giovani devono fare partite come quelle che hanno fatto contro il Benfica. È assolutamente indispensabile entrare almeno in Europa League e giocarla come se fosse la Coppa Campioni, perché tra l'altro il livello è molto alto, perché Barcellona, Arsenal, Atletico di Madrid, sicuramente la Juventus se dovesse entrare in Europa League non è favorita, però ha bisogno di riacquistare fiducia, ha bisogno di rigiocare e anche magari di vincere qualche partita contro squadre importanti. La più grossa, quando si parla che la Juventus ha poca autostima, che la Juventus non ha più la sicurezza che aveva una volta, ma è facile capirlo. La Juventus è un anno e mezzo che non vince una partita importante, a parte il Chelsea, giocando però una partita di totale contenimento in casa nostra e ripartenza con forse con il 30% di possesso palla e 70% il Chelsea. Che la fine partita col falso 9, se non sbaglio, col falso 9 con Bernardeschi, chiesa coppia d'attacco, erano fuori tutti gli altri, e proprio loro due confezionarono alla calcio d'inizio della ripresa. Il senso di Juve Pari, Carlo? Non lo so, io direi il senso del futuro della Juve, ci sarebbe da chiedersi il senso di dove andare, cioè di un progetto che stenta proprio a decollare, ma da tanto tempo. Secondo me si deve trovare più in questo una nuova linea e da lì in avanti proseguire, perché e non è facile, onestamente non è facile, perché appunto poi ci sono delle situazioni consolidate. So che appena ho detto di Pochettino mi hai cacciato proprio dalla puntata, quindi io ho detto che lo sceglierebbe sto scherzando, un'insurrezione in chat, io non ho fatto nulla. No, io ho detto tra l'altro che non lo prenderei io, l'avrebbe preso Boniperti, è diverso, perché secondo me l'idea adesso, e mi collego a quello che stavo dicendo, chiedevano anche di Luis Enrique, come lo vedrete. Luis Enrique, che è un allenatore, ecco, Luis Enrique, Tuchel, però sono allenatori ancora di divisivi, di grande aggressività anche durante le conferenze stampe, cioè non ci sono le risate, però comunque la battuta, la cosa forte c'è. In questo momento magari mi chiedo se la Juve non abbia bisogno di un basso profilo, ma che sia di qualità. Basso profilo e soprattutto, prima parlava giustamente Livio di valori, di celebrazione di valori, di riappropriazione di valori, anche nel linguaggio. Pochettino è perfetto a questo punto di vista. Però al di là di Pochettino, e per questo io parlavo di Boniperti, secondo me l'idea della Juve non è solo del Paris Saint-Germain o del Lecce, ma è da dove ripartire. E secondo me invece c'è ancora troppa, è vero che ci sono anche altre situazioni in ballo, quindi è tutto un guazzabuglio che non è, però lì bisognerebbe trovare nei dirigenti della Juve l'idea come proseguiamo, siamo veramente convinti oggi della guida tecnica, altrimenti io sono d'accordo con voi, bisogna cambiare trovando un'altra figura, insomma. Ma io penso che sia solo più convinto una persona, che però è la più importante della guida tecnica della Juventus, e gli altri anche in società ho dei forti dubbi che siano così entusiasti della guida tecnica della Juventus. Panie Presidente, ricordiamo che abbiamo aperto questa puntata con comunicandovi che quello che era uscito che stamattina tra le 9, appuntamento alle 9, le 9 e 38 minuti, 38 minuti è durato, ragazzi, io non lo so, vedete voi se le cose succedono per caso, comunque è durato 38 minuti, non sto scherzando, perché ho ricevuto il messaggio in, il messaggio out, 9.938, Andrea Agnelli, con tutti i dipendenti presenti, coloro che non avrebbero voluto presenziare, collegati in, sostanzialmente in videoconferenza, hanno ascoltato Andrea Agnelli rassicurare rispetto alle posizioni, ma anche portando, diciamo, gli avvocati che si occupano della questione, anche lasciando parola loro e spiegando perché la Juve ritiene di essere nel giusto. Ovviamente non si è sceso troppo nei tecnicismi, però mi è stato riferito comunque che effettivamente al punto che qualcuno può anche aver ritenuto, ma perché ci stanno dicendo queste cose? Cioè sono andati abbastanza nelle imputazioni spiegando cosa
ritiene la procura e il perché la Juve si sente tranquilla. Presidente Agnelli ovviamente molto, molto didascalico, molto presente, molto diretto con i dipendenti, dicendo anche nei prossimi giorni non pensiate che, almeno a livello mediatico, tante cose potrete sentire, possono uscire, è la fase in cui comanda l'accusa, diciamo, perché si esce così. Poi arriva un altro momento e noi sappiate che siamo convinti di quello che abbiamo fatto, per questo e quest'altro motivo, quindi grande serenità, la Juve e la Juve, fino alla fine, insomma, questa società ovviamente non ha nulla da temere, questo è un po' il riassunto, ci sono poi dei piccoli siparietti, aneddoti che non è il caso qui di raccontare, perché riguardano magari così dei momenti anche di confidenza che si fanno in quelle che sono delle riunioni alla fine interne, quindi va bene così, non riguardavano ovviamente le questioni della procura e via dicendo, anche se sono un bel gatto nelle mutande, cioè, ragazzi, io non so se avrebbe mai successo, a me è successo una volta, vabbè, non è vero, sta tranquillo. Detto questo, no, Luca, sì, volevo dire una cosa solo, allora, Chiesa molto vicino alla prima convocazione, ieri sera molto vicino. Pogba, secondo la Juve ritiene che Pogba farà il mondiale, da convalescente farà il mondiale, e incrociano le dita, perché ovviamente Pogba non ha solo il menisco, ha l'ultima partita ufficiale che è di 10 mesi fa, ha avuto un altro intervento alla caviglia mi pare in primavera, ha una preparazione che ha potuto fare per 6 giorni o poco più, quindi si incroceranno le dita. Questo è il quadro, secondo me Chiesa verrà convocato prima di Juve-Inter, poi dalle convocazioni a Chiesa che tutti voi avete in mente è un altro discorso. Mister? No, rispetto a prima, proprio quello che diceva Carlo, che è uscito il nome di Pochettino e sono subito comparsi in chat delle bocciature. Secondo me i tifosi hanno un'idea un po' distorta su quella che è la situazione della Juventus, ma anche quello che è il valore degli allenatori. Gli allenatori non è, cioè, all'inizio anno ti danno un obiettivo. Chi raggiunge quell'obiettivo? Mister, salutiamo Livio Gigliuto che è passato a trovarci. Ovviamente, Livio, ti aspettiamo molto presto, ci ha fatto piacere. Sempre qua. Se non sono qui in diretta, sono a guardare voi. Quindi la mia vita ormai è Juventus. Ciao a tutti. Ciao, Livio. Ciao. Vai, mister, prego. Grazie. Perché col discorso che sono bravi solo gli allenatori che hanno vinto, ma che magari sono stati anche più fortunati perché sono stati nel posto giusto al momento giusto, la Juventus di Moggi non avrebbe preso Lippi come allenatore, perché Lippi è stato preso al posto di Trapattoni, che aveva un curriculum che era 100 volte Lippi, eppure per ripartire fu presa una figura di un allenatore giovane, emergente, dove chiaramente le informazioni che aveva Moggi erano di un certo tipo, con un preparatore atletico che purtroppo sappiamo che ci ha lasciato, ma di un certo tipo, completamente rivoluzionario rispetto a quelli che c'erano stati prima. Sicuramente moderno, per l'epoca lo era, poi io non sono in grado di... Ma era ancora moderno adesso, perché è uno di quelli che si è adeguato al cambiamento che c'è stato delle preparazioni nel calcio. Quindi il fatto oggi che i nomi vengano bocciati così ma non hanno vinto non significa niente. Pioli, prima di andare al Milan, non aveva vinto, ma sta facendo un lavoro eccezionale al Milan. Visto un campionato allievi a Bologna, mister. Quello è importante, ma quello è molto importante, no, ma però, non viene riconosciuto. Però quello che dicevi, chiaramente, è la figura, bisogna trovare una figura che sia... Uno, che abbia fame. Due, che sia giusta per l'ambiente Juventus. Io sono un fan di Conte, ma se tu mi dicessi oggi tra Luis Enrique e Conte, io preferisco Luis Enrique, ma per un motivo. Se prendo Conte, vorrei allora un direttore sportivo straniero. Cioè la Juventus, per darsi una mentalità europea, deve... Che Conte non ha. Non è vero che Conte non ha. Conte no, ce l'ha. No, perché... chiedo. No, ma io parlo... Nella programmazione, per darci una mentalità europea, Conte ce l'ha sicuramente, assolutamente. Uno che vince la Premier League è più difficile che vince la Champions League, cioè, però un'apertura
anche a certi tipi di mercato che la Juventus non sta più sfruttando. Quindi o un allenatore che ti dia comunque, che sia fuori dal contesto, come ha detto giustamente Carlo, fuori dal solito contesto, o un direttore sportivo che faccia il paratici, del, il primo paratici, che vada a trovare giocatori di talento ma non ancora esplosi, che si punti sui giovani. Questo è, la, è quello che io mi auspico, perché se prendiamo un giocatore, un allenatore che ha tantissimo curriculum ma non ha più tanta fame, a questa Juve non serve, perché c'è da ricostruire. Ma no, Luca, l'ipotesi, no, chiedevo l'ipotesi, comunque si ora circa l'ipotesi Dionisi, è una cosa, ci sono stati dei contatti, è reale o è ancora, o siamo ancora, no, nella sfera, non ho della nessuna fanta, conferma rispetto fantamercato, ai contatti diretti, che poi Dionisi possa essere un osservato, credo che sia legittimo da mesi, anche dall'anno scorso, dove col suo Sassuolo comunque ha vinto in tutti i campi più importanti d'Italia, dove comunque ha saputo assorbire in quel momento il dopo De Zerbi, comunque dovendo proporre un calcio che, non, che doveva essere per forza diverso, perché non era di quella scuola. Gli venne mantenuto il grosso della squadra, a differenza di quest'anno, però non ho assolutamente rumors rispetto a velleità dirette. È anche un po' presto, nel senso che se la Juve pensa già oggi di andare dritta al cuore della questione, mettendo in tavola, sul tavolo, ciò che succede dal primo luglio, la Juve secondo me lo può fare con il Conte di turno, perché c'è anche un rapporto di un certo tipo, c'è un contratto in scadenza e c'è un, se facciamo una verifica, ormai ci sono dei contatti diretti, cioè Conte ha un rapporto tale con la Juve per cui se deve fare una botta e risposta lo può fare col punto più alto della Juve, Dionisi, che, cioè, secondo voi ve lo vedete, arriva bene che chiama Dionisi, non sto dicendo Andrea Agnelli ovviamente, ovviamente no, un po' presto. Qualcuno in chat italiano, vedete, italiano mi ricorda il primo Lippi, quello pre-Juve, anche come atteggiamento molto Conte italiano, dico, questa, con i giocatori, molto, questa vicinanza anche fisica, un calcio un po' diverso da quello di Conte, però sembra un po' più avanti di Dionisi, onestamente. Oggi come oggi Dionisi ha un anno di Serie A, io non sono così celebrativo dell'anno scorso di Dionisi, però sicuramente non ha fatto male, ecco, però mi sembra un po' presto per la Juve. Poi, e Tudor? A Tudor secondo me tra poco è libero, quindi probabilmente... questa me l'aspettavo, questa è sottile, me l'aspettavo. No, se si vuole prendere, però anche lui non mi sembra che abbia questo curriculum. Però l'importante, mister, secondo me, è che la società sia molto convinta, cioè che ci sia, come esattamente parlavamo prima del Benfica, Rui Costa dice non voglio più sentire, perché buona parte voleva Marco Silva, altri volevano allenatori, no, lui però dopo tutti insieme, perché è giusto che ci siano voci diverse all'interno, però dopo tutti si deve marciare in quella direzione, che non è più successo, perché dall'ultimo anno di Allegri in avanti non è più successo, sono state sempre delle correnti che magari ha vinto la corrente del presidente, prima aveva vinto la corrente di Nedved e di Paratici, ma non c'è stata quella, secondo me, quella coesione che c'era nella prima Juve di Andrea Agnelli, dove veramente davano l'impressione di andare tutti sempre nel bene o nel male nella stessa direzione. Questo almeno da fuori mi sembra abbastanza evidente questo. Però sono d'accordo con te, con voi, anche che il nome di Luis Enrique è un nome importante. Il nome importante, un allenatore anche ha vinto, visto che ci celebra chi ha vinto tutto. Ha fatto il triplete. Luis Enrique non ha vinto nessuno, credo, cioè dal triplete. E poi un grande uomo, Carlo, quello non assolutamente, guasta. Assolutamente, assolutamente. Quello non guasta, in queste situazioni. No, però il mio discorso era sull'essere molto, cioè, vedete anche come adesso le conferenze stampe che ha Luis Enrique, cioè con la stampa non ha un buon rapporto, anzi, sostanzialmente è sempre una legnata dietro l'altro e quindi si creano un po' di polemiche, cioè poi viene da quel passato, ricordate l'anno di Roma, insomma, quando è andato via, non è esatto andato, insomma, esattamente andato via tra i proclami, tutt'altro, poi è stato rivalutato
successivamente. Lui ha un carattere forte, quindi sempre dipende dalla società. Come si salva la stagione, Giuseppe? Perché qua stiamo facendo già il De Profundis ad Allegri, ma il mio timore è che stiamo facendo anche già il De Profundis all'intera stagione. E invece come si salva? Non solo battendo il Paris Saint-Germain, così tu dirai, boh, ne valsa la pena. Bene, infatti. Qualcosa in più, qualcosa in più. Prego. Ma diciamo che la stagione la salvi in due modi. Arrivando fra le prime quattro è... comunque puntando a vincere l'Europa League, qualora sei in Europa League. Se vai in Europa League devi trasmettere questo sentimento allora qui un mese e mezzo fa fu proposto in un sondaggio: firmereste quarto posto e vittoria Europa League? Cioè ci avevano lanciato non i pomodori, cioè proprio le angurie, cioè proprio roba che faceva male addosso, cioè manco non esiste. Oggi quel sondaggio ovviamente non lo faccio, perché credo che prenderebbe il 99% di sì. Se mi garantisci di arrivare nelle quattro e vinco l'Europa League, mi iscrivo due volte alla Champions, metto la prima squadra in prima fascia e la Under 23 Next Generation in quarta fascia, no? Se esatto. Quindi ho fatto bingo, sarebbe mica male, vi piace questa idea. Intanto ci dai un buon motivo, Carlo, per seguire il mondiale agli Juventini? Ma vabbè, a tutti gli appassionati di calcio, perché ma gli Juventini sono importanti. Gli Juventini sono appassionati di calcio, immagino. Bravo. No, vabbè, poi c'è sempre nell'ottica anche delle bombe di Monblano, vedrete quei giocatori di cui si parlerà al mercato di gennaio, quindi vi fate già un'idea. Insomma, siccome il post mondiale tante volte regala qualche giocatore un po', no? E quante fregature escono a fare il mercato? Anche fregature, bravo. Però intanto vi fate un'idea voi, così si gioca un po' a fare il direttore sportivo. Chi può essere la sorpresa? Chi può essere la sorpresa, Carlo? Io approfitto della tua presenza, perché poi so che più si avvicina al mondiale più sarai impegnato, fiera del calcio, ma non solo, libri, cose, evidentemente tanti collaboratori che avrai in piedi, sarai in Qatar, quindi sfrutto questa cosa. Chi sarà la sorpresa? Chi potrebbe essere la sorpresa? A me piacerebbe, ed è la squadra per cui spero, che sarebbe l'Uruguay, cioè la sorpresa sarebbe l'Uruguay che arrivasse fino in fondo, quindi mi piacerebbe molto, mi sembra che è una squadra anche competitiva per farlo, e poi c'è sempre il Portogallo, secondo me, che è una squadra molto forte, cioè tra le... senza parlare ovviamente delle favorite che devono essere Brasile, Francia e Argentina. Oggi scusa, ma Rafa Silva in nazionale ci va? Rafa Silva per motivi... Io lo sapevo, perché contro di noi, cioè io... No, per motivi che... No, no, ma lui ha rinunciato, lui di sua sponte. Cioè, che non cioè lui ha rinunciato, io gioco bene solo contro la Juve. No, solo contro Bonucci. No, no. Solo no, contro Bonucci. Silva. No, tra l'altro è un giocatore che quando era al Braga era un grande pallino di Roberto Mancini, che l'avrebbe voluto all'epoca, era all'Inter, sì, prima di arrivare da giovane, insomma. Senti, no. Esiste, allora, Carlo è uno dei più grandi esperti di calcio segnatamente argentino, ok? Dell'Argentina conosce ogni piega, ma anche psicologica. Allora la domanda a terra per forza, Di Maria dopo il mondiale, il contratto è fino a giugno, ha parlato ancora ai canali istituzionali, secondo te potrebbe lui, ti chiedo di lui, non della Juve, lui forzare la mano, la Juve non è più in Champions League, a quel punto il 20 di dicembre avrà già anche al più tardi finito la sua esperienza nel suo ultimo mondiale. Potrebbe esserci questa situazione secondo te da parte sua oppure no? Ma secondo me forzare la mano no. No, quell'intervista di cui parli che ha fatto, visto un'intervista talmente vecchia, ripresa dalla Conmebol, che l'ha buttata su nell'ottica di una celebrazione, insomma, del giocatore che voleva essere legato alle origini, ma non c'entra, cioè è stato così un atto un po' troppo da parte della Conmebol, che non è sui social, non è il massimo. Hanno scelto il minuto successivo al triplice fischio di Lisbona. Mi è sembrata una cosa geniale, però lui ovviamente non l'ha fatta in questi giorni, è una cosa vecchia, poi è una cosa di cui si è sempre molto parlato, della volontà sua
di tornare al centrale di quello che ha rappresentato per lui, il centrale che tra l'altro è adesso allenato da Tevez e con giocatore di talento elevatissimo, interessante. Sì. Tevez è lì che lo aspetta? Ci frega anche stavolta? No. Tevez sta parlando se vogliamo vincere l'Europa League, ragazzi, Di Maria facesse sto sforzo con tutto il credito che abbiamo, non lo so, mi viene in mente questa cosa qui. Intanto... ma quando è stato in campo Di Maria non mi sembra che abbia fatto male anche al 20%. Ma no. E questo contro il Maccabi ha fatto 8 assist, Carlo, 8. Ha messo tra assist in 20 minuti, li ha messi davanti alla porta 8 volte. Mudryk del Shakhtar pare letteralmente esploso, almeno nella sua realtà, e può essere, viene anche abbinato alla Juve, si parla di asta internazionale, vale la pena, Carlo? No, vale assolutamente la pena, mi pare che è un attaccante di fascia sinistra, però dove lì c'è Ealing e poi ci sarebbe Kostic. Quello è il suo ruolo, ovviamente. Poi nell'ottica del giocatore sicuramente ha fatto passi da gigante ed è comunque già la base ottima, il talento era super, l'anno scorso ha fatto quel passo anche col lavoro di De Zerbi. Oltre al nome di Cristiano Giuntoli, abbiamo qui Riccardo Marti che ci fa, è il nostro personale rullo di notizie. Noi mentre siamo in live, Riccardone arriva, ci spara tutto quelle che sono, è la nostra agenzia ANSA interna, Riccardo Marti. Oltre al nome di Giuntoli per il ruolo di direttore sportivo, secondo Gazzetta la Juventus potrebbe anche valutare la promozione interna di Giovanni Manna, attuale responsabile della Next Gen, quindi Under 23, e affiancarlo a Chirubini per la gestione della prima squadra. Quindi questo... immagino però sia una notizia ponte, cioè la Juve potrebbe valutare questa cosa per il secondo semestre, non penso per il triennio successivo, da quello che deduco potrebbe avere una credibilità in questo senso, ma non vedo che Rubini Manna coppia del prossimo progetto Juventus, posso sbagliarmi. Ancora una promozione interna, c'è chi se la ride come Gianni Play, e come venderemo Vlahovic, qua leggo di tutto in questa chat. Mister, come andrà a Lecce? In aereo, dici? No, dai, cioè, non mi fare no, non serio, sono bravo serio, a fare pronostici, no, non sono no, bravo. No, che partita, che piega prenderemo nella gara di Lecce? Ma sarà una partita come sempre di sofferenza, quest'anno c'è partite facili, la Juventus non ne vedo tante. No, allora, l'Idenect al Camp Nou non glielo chiedo a Carlo, va bene? È da un'ora che... No, non glielo chiedo, basta. Prego, scusami, mister. Così sto troppo male. No, ti ho detto che sarà una partita di sofferenza, come sono state tutte le partite della Juventus quest'anno. Cioè, la Juventus ormai in queste 4 partite, 5 con la Coppa, non ci si può pensare che... di colpo diventa una squadra che gioca bene, che vince facile, che è fluida. No, sarà una partita di sofferenza, perché Lecce è una squadra che comunque corre, cercherà di pressare e noi dobbiamo cercare di approfittare degli spazi che ci potranno essere. Però non è che mi aspetto una Juventus scintillante. Luca, bisogna essere obiettivi. Cioè, noi con l'Empoli abbiamo fatto una discreta partita, possiamo anche dire una buona partita. Il tempo non mi era piaciuto, l'avevo detto qui. Ho detto: se giochiamo, se l'atteggiamento difensivo è come quello col Benfica, andiamo in crisi subito. Col Bologna fu stata una partita diversa, ma anche il derby per certi versi. No, però, il derby sicuramente abbiamo avuto un'attenzione maggiore, ma con l'Empoli noi becchiamo il 66% di possesso dell'Empoli nel primo tempo, cioè in casa nostra. Cioè, sono cose che sono qualche anno fa, se ce le avessero dette, erano impensabili. Dai, l'Empoli veniva a Torino, passava la metà campo 4 volte, 2 il primo tempo e 2 il secondo tempo. Adesso fanno 66%. Giustamente ci ricordano che la Juve in trasferta quest'anno non ha mai vinto. Mister Gatti, pronostici no, ti scrive Gigi Mani de Dios da
due mesi fa vaticinavi scudetto in carrozza e dominio di una squadra fortissima per i 100 anni della per me famiglia. Io te lo ribadisco, io te lo ribadisco che questa Juventus singolarmente poi ha avuto degli infortuni che l'hanno condizionata, perché adesso questo è assolutamente vero che giocare con Chiesa, Pogba e Di Maria o non giocarci mai, 5 dei migliori 6 giocatori della Juventus sulla carta sono assenti. Cioè, esatto, cioè, questo non può, non possiamo far finta che non sia successo, non deve essere però un alibi, ma la Juventus al completo sarebbe fortissima come individualità. D'altronde, se ne vanno 13 o 14 ai mondiali, ci sarà un motivo. Cioè, non è che ci vanno, e poi non è che vanno per nazionali di secondo piano che magari sono arrivate casualmente ai mondiali, vanno per nazionali importanti. E quelli che non vanno sono giocatori dell'Italia che sappiamo che purtroppo non siamo andati ai mondiali, perché sennò sarebbero diventati 16 o 17 quelli che andavano ai mondiali della rosa di questa Juventus. Quindi pensare che questa Juventus non sia forte è un'assurdità, però non è una squadra, ha una rosa forte ma non è una squadra, questa è la verità. Io ho avuto il piacere, ci scrive Tommedeo, di leggere e di vedere Storie Mondiali con Pizzigoni Buffa, ci sono nuove collaborazioni in vista. Beh, la prima, Tomme, te la dico io, visto che magari sei arrivato in corsa, la Fiera del Calcio, canale Twitch, Carlo salta da un continente all'altro, alla grande, insieme ai collaboratori, ma il lunedì alle 10 con me stiamo dentro spesso alla Serie A, proprio ogni lunedì mattina. Intanto, Carlo, le nuove collaborazioni editoriali e no, a che punto siamo? Perché qua ci deve... c'è troppa roba, c'è tanta carne al fuoco, ci sono libri, ci sono tante cose, l'anno prossimo ci sono anche diversi viaggi, diverse, insomma, è tutto in divenire, ma farò sapere anche alla comunità di Juventus, ecco, sicuramente. Nulla che riguardi la Juve, immagino. Ma sai, una volta c'era l'idea di fare qualcosa su Sivori, onestamente, poi è stata messa in così un po'. Manca qualcosa, c'è le cose più importanti di quel senso le aveva scritte Bruno Bernardi, ovviamente, che sono... assolutamente. Però su Sivori monografico vero ci manca qualcosa, secondo me, perché il materiale c'è qua e là, magari riusciamo a prendere qua e là, parlo anche di testimonianze oltre che dei video eccetera, però un lavoro organico su Omar Sivori andrebbe fatto. C'è il mitico Tre Re per la Signora, dove però Bruno Bernardi trattò quel triangolo anche umano particolare, Boniperti, Sivori, bellissimo, bellissimo, eccetera. Giuseppe, chiudila tu, perché qua vogliamo assolutamente vivere questo blocco di partite pensando che, per esempio, Juve-Inter, per esempio Juve-Lazio, visto che la Lazio sta andando a gonfie vele, c'è Sarri che chissà come è libero Valdantoso, giustamente dal punto di vista suo, che arriverà appena prima della sosta. Sono quelle le partite che potrebbero davvero riaccendere un po' l'entusiasmo di questa chat qui, per esempio, dello lo stadio. Sono. Sarà tutto esaurito, Luca. Juventus, Juve Lazio, sì o no? Luca, lo sono. Contestazione, lo sono perché da un anno e mezzo non vinciamo uno scontro diretto. Da un anno e mezzo, quindi non riusciamo a rompere queste partite, sono sempre partite in cui a volte si va in vantaggio e poi si perde, o comunque a volte si va in vantaggio e poi si pareggiano, oppure si va subito in vantaggio e si straperde. Ne possiamo ricordare tante, Napoli-Juve dell'anno scorso, o comunque partite brutte come Juve-Napoli, Juve-Milan al ritorno a gennaio, e la finale di Coppa Italia persa, cioè sono tutte partite in cui noi non abbiamo mai ottenuto i 3 punti, e dunque sì, è fondamentale fare il risultato contro l'Inter, contro la Lazio, contro il Paris Saint-Germain, sarebbe comunque un segnale in vista della sosta. E a proposito della sosta, vi chiedo a voi che ovviamente seguite nel caso in cui si dovessero ottenere risultati, è ipotizzabile un
un intervento sul mercato nel mese di, nei mesi di dicembre e gennaio. Oggi leggevo sulla Gazzetta Milinkovic-Savic, Pavlovic, Zaniolo, Zaniolo su giugno, però cioè, c'erano diverse ipotesi sul, sul tavolo, anche intervenire sul portiere, però sempre su giugno. C'è qualcosa che bolle in pentola? Ma io come il, buon presidente Massimino cercherei sul mercato l'amalgama. L'amalgama. Sì, sì. Più che sempre nuovi giocatori, perché adesso qui facciamo una rosa da 40 giocatori top. Cioè, senza Thiago Silva e Sergio Ramos non si può giocare in difesa. Allora, battiamo il Lecce, potendo. Facciamo una qualificazione, non lo so. Qualifichiamoci all'Europa League, quello che facciamo, non oso dirlo, e poi riapriamo il file del mercato, va bene? Lo dico perché qualcosa si sente, però giustamente un conto è lavorare nel ruolo di Cherubini dove fermo non puoi stare e non devi, perché poi arriva anche qualcuno, giustamente, cioè nel senso devi, è il tuo, ma da lì a avere delle mosse concrete, forse conviene aspettare ancora un riscontro o due in più. Secondo me, ancora una volta, sarà importante capire se ci saranno delle dismissioni e in quali misura e se eventualmente con ingressi o meglio con risparmi davvero concreti, quindi consistenti a livello di montaingaggi e magari ottenendo dei soldini. La Juve, tra l'altro, se andiamo a prendere il bilancio, l'ultimo, il famoso bilancio disastroso, vai a vedere la voce sulla liquidità, la Juventus in questo momento è presente, ma non la può più sprecare. Questo Andrea Agnelli l'ha detto 100 volte, è presente perché avendo avuto un aumento di capitale, per esempio, la Juve ha assorbito già la perdita, ha già praticamente ha liquidità superiore in questo momento anche a quello che sarebbe l'intero costo del bond in scadenza 24. Il punto è che, dato che Xor o la proprietà dirà non è che adesso ogni anno e mezzo possiamo, allora qua anche quella liquidità va gestita bene, quindi la Juve può muoversi sul mercato, sì, ma non può fare ogni volta, ok, quello che non può, a meno che non lo ritenga davvero decisivo. Cioè, con questa per 3 anni siamo più o meno a posto. Sì, faremo dei correttivi, sostituiremo, però questa è una decisione che chi oggi si prende quella responsabilità di fare una scelta di questo genere, un anno fa, anzi meno, l'abbiamo fatta con Dusan Vlahovic. Ci dici qualcosa su Vlahovic, Carlo? Vlahovic che va al mondiale. Vlahovic andrà al mondiale con la Serbia, che è una squadra che veramente ha grande potenziale, soprattutto offensivo, ma non solo. Vlahovic è un altro giocatore che secondo me ha dimostrato di tenerci molto la maglia, perché anche nei momenti in cui insomma le cose non andavano benissimo, io lo vedo fare sempre scatti anche a vuoto, forse dannarsi fin troppo. Però c'è qualcosa che... Non ci riesce a dare la qualità in questo momento che lui ha. Che lui c'è, ha. C'è qualcosa che manca, però vale per un po' tanti giocatori. E per questo io dico che mi sembra che la cosa principale sia di ritrovare all'interno del gruppo squadra un'unità di intenti e un'idea di gioco che cerca di valorizzare i giocatori. Perché qui siamo al contrario, cioè chiunque arrivi è sempre... prende un'etichetta dopo 3 partite e non va, cioè guardate Paredes, sembra uno trovato quasi per, cioè Paredes comunque è il titolare dell'Argentina, allora sbaglia 2 partite via, Alexandro inguardabile, Bonucci deve ritirarsi, Miretti non è pro, cioè mi sembra di parlare di una squadra che sta retrocedendo quando l'organico non è così male, direi, anzi secondo me è il migliore d'Italia anche. Torni su quello che dicevo io prima, no Carlo? Se prendiamo singolarmente, questa squadra è forte. Questa squadra è forte e ha prospettiva anche, cioè non è che è forte perché solamente ci sono giocatori di 30 passa anni o quello che diceva, parlava di instant team. Ci sono tanti anche giocatori giovani e i giocatori giovani li abbiamo visti che non da domani subito titolare fanno la differenza, ma si possono inserire, cioè la società anche da questo punto di vista ha lavorato bene per proporre in prima squadra giocatori. Lo stesso Locatelli. Locatelli è irriconoscibile, cioè è un giocatore che insomma comunque voleva l'Arsenal e fino all'ultimo ha insistito rilanciando continuamente. Poi è stata
il giocatore che ha scelto la Juve, anche magari dietro un'offerta superiore da parte dell'Ars. Cioè, l'idea sempre di trovare nel mercato la soluzione, io non lo so. Pertini effettivamente però qualcosa farei, perché se Danilo è diventato un centrale, De Sciglio è comunque un eterno vice di chiunque, oltre che infortunato, Alessandro te lo dice lui, gli ha fatto la domanda, ti piace giocare centrale? Sì, lo preferisco, come dire, quel ruolo là che ho fatto per anni forse oggi non è la mia soluzione, Quadrado è mezzo cotto, è probabilmente all'ultimo giro, ci sta, il ragionamento terzino ci sta. Però di Grimaldo abbiamo parlato mille volte, abbiamo parlato anche con te mille volte, non lo voleva nessuno, fa due partite col Benfica, domani voglio Grimaldo, tutti Grimaldo. Perché scadenza? Perché neanche, perché l'hanno visto. No, ma Carlo, tu, scusami, mister, ma ridere. Tutti vogliono Giuntoli adesso. L'altro giorno volevano Sartori, quella... ma non è così. Poi Giuntoli adesso, perché? Perché non l'altro ieri? Cioè, perché chi ha... poi bisogna vedere chi poi compra chi, i giocatori, le segnalazioni. Non ci sono i geni, cioè le partite e i giocatori li vedono in tanti, e su chi rischiare o non rischiare, e secondo me anche qui la guida tecnica è fondamentale. La guida tecnica deve avere come supporto degli scout, delle persone che dicono sì, questo, no, quest'altro. Non mi metto a braccia conserte, datemi voi fenomeni, non è così. Esatto. Allora, Carlo, Grimaldo nella Juventus non giocherebbe, perché col modo che ha di giocare lui, che comunque uno che spinge tanto, ma non in fase di copertura, ha dei grossi limiti ancora, sicuro che con Allegri avrebbe dei problemi, perché vuole però un altro mister, tipo di io ti terzino. Dico, se vediamo tutti i terzini in Italia, il 90% dei diciamo, detti ai lavori direbbero non può difendere, non è capace di difendere. In fondo infatti, è stato ceduto perché non sapeva difendere. Poi in Europa ci sono solo più terzini che spingono, Cancelo, però non ce ne accorgiamo. Di Cancelo cosa ti diceva? Non sa difendere. Infatti. Sai quello che dicevano qua in questa community? Di tutto è il contrario di tutto. Vabbè. Cancelo, vabbè. Discutavamo Cancelo, porca. Però il tifoso ci sta, secondo me. È giusto che abbia la sua, anche che sia diretta. E che gli addetti ai lavori devono essere un filo più equilibrati, e anche i mezzi di comunicazione, se ancora esistono, contano. Ecco. Giuseppe Falci, grazie Giuseppe. Grazie a voi. Grazie, ti aspettiamo molto presto, leggete ovviamente tutte le sue approfondimenti e reportage quanto riguarda ovviamente le cronache politiche, Corriere della Sera e non solo. Grazie Giuseppe, grazie a Carlo Pizzigoni. Ciao Luca, ciao a tutti. Fiera del Calcio, mettete il follow. Bravi, follow alla Fiera del Calcio, un esperto e anche un amico, super amico del canale ovviamente, Mister Gatta, grazie Mister. Ciao Carlo, ciao Giuseppe. Ciao, sera. Ciao mister. Late show. Fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio stasera. Ciao.